Per la seconda volta in questa stagione la Juventus torna qui con la stessa fame e la stessa voglia di imporsi. La sconfitta di Madrid è alle spalle, si torna a pensare al campionato. Via, si parte allora. Buon divertimento con Bologna e Juventus, la 25esima giornata del campionato di Serie A. Mattia Di Sciglio, palla che rimane lì, in scivolata Dykes, traversone in mezzo, Santander con il tacco, palla fuori. Pericolo per la porta di Mattia Perin con Federico Santander. Danilo sale indisturbato, Danilo dentro la sfera, attenzione Sansone, conclusione, palla fuori di pochissimo. Grande occasione questa per il Bologna con Nicola Sansone. Lo va a puntare Cancelo, vuole il traversone, finta contro finta, la giocata lì vicino, Bernardeschi dentro il pallone, attenzione per Matuidi, l'uscita di Skorupski sui piedi del francese, una buona manovra questa della Juventus. Poli. Poi il pallone dentro, la sponda di Santander per Edera, attenzione alla conclusione di Edera, palla fuori di poco, ancora un tiro pericoloso del Bologna. Bernardeschi, il traversone in mezzo, Ronaldo di testa, palla che rimane lì con Skorupski in anticipo su Bonucci. Attenzione a Poli che potrebbe ricevere, sale invece Sansone, Sansone ancora dentro per Santander, attenzione Santander il tiro, palla fuori, ancora di pochissimo. Cancelo, buona idea questa per Bernardeschi, Bernardeschi grande numero, va Federico, attenzione, Bernardeschi, palla fuori di pochissimo, enorme opportunità per la Juventus con la grande azione personale di Federico Bernardeschi. Questa partita complicata, difficile, ma lo si sapeva alla vigilia per la Juventus, tutto pronto, allora via, si riparte, buon divertimento anche con la ripresa di Bologna-Juventus. Pulgar, Pulgar verso Sansone, dritto per dritto, Sansone punta la porta, velocissimo, Sansone conclusione, deviazione, calcio d'angolo. Corner per il Bologna. Pulgar, il traversone in mezzo, attenzione, palla che rimane lì con la conclusione, poi il tiro, salvataggio incredibile. Poi un fallo su un giocatore della Juventus e calcio di punizione, un'occasione importante per il Bologna. Al 14esimo minuto del secondo tempo. Dybala prende il posto di Alexandro. Attenzione a Dybala, Dybala, il tocco lì vicino per Matuidi. Matuidi, pallone in mezzo e l'under. Dybala! La Juventus è in vantaggio! Al minuto numero 22 del secondo tempo cambia il parziale dall'ara. Bologna 0, Juventus 1. Eccolo qui, Paolo Dybala. La gioia appena entrato. Paolo Dybala, secondo consecutivo in Serie A. Buon lavoro di Matuidi. Cross in mezzo e l'under malissimo. Paolo Dybala, un rigore in movimento, la mette dentro. 1-0. Dybala che ha lanciato l'azione lì vicino per Matuidi, che l'ha messa in mezzo. Qui è l'under che ha giocato fino ad ora una gara perfetta. Sbaglia tutto, regalando veramente un pallone d'oro a Paolo Dybala. Fischia l'arbitro, Orsolini. Il traversore in mezzo, colpo di testa, attenzione, palla fuori con il tiro di Soriano e la palla che termina contro i cartelloni pubblicitari in diagonale, ha provato la conclusione. Attenzione a Soriano, ancora il pallone all'interno dell'area di rigore, la sponda di Dybala viene chiuso, conclusione, palo del Bologna, poi Orsolini la rimette per il determinante in questo finale. Dybala per la ripartenza della Juventus, Dybala, c'è Sansone, Bologna ad un soffio dal pari. Non è finita Dykes, Dykes viene chiuso, poi Dybala allontana il pallone, calcio di punizione, cartellino giallo per João Cancelo. Pallone allargato, la Juventus ne può approfittare con Paolo Dybala, Dybala subito, girata dall'altra parte per Ronaldo, attenzione a CR7, ha di fronte l'under, arriva anche Cancelo lì vicino, Ronaldo punta la porta, va lui, Ronaldo, Ronaldo, la deviazione di Skorupski, calcio d'angolo per la Juventus. Finisce qui la partita, la Juventus sbanca il Renato dall'area di Bologna, vince 1-0 con la rete di Paolo Dybala al 22esimo minuto del secondo tempo e sale alla quota mostruosa di 69 punti in classifica.